Ciao a tutti, oggi io ho preparato per voi un nuovo video. Ragazzi, scusate che troppo tempo io non faccio video perché ultimamente non c'ho tempo, è normale. Perché ho famiglia e scusate che non faccio ultimamente niente video, non dico a voi niente, però io ho trovato tempo libero e oggi volevo preparare una risposta alla domanda che è stata scritta sul mio video. E domanda è stata così, ma io ci provo a fare oggi video non tanto lungo, provo a essere chiara, precisa come posso e provo a rispondere in modo più aperto, più in dettagli. E allora, la domanda è stata così, un ragazzo mi ha fatto la domanda, i ragazzi russi sono più gelosi di uomini italiani e come... Voglio rispondere a queste domande e voglio raccontare certe cose, diciamo certi dettagli, perché non posso subito dire sì o no, anche se per esempio io vorrei dire che sì, però volevo dire certe cose. E allora, io inizio a rispondere a questa domanda, che volevo dire che come Russia è un paese molto grande, certamente tutti... persone, tutti nazioni, italiani anche lo sanno che la Russia è un paese abbastanza grande e in questo paese non vivono solo i russi proprio originali, vivono anche altre nazioni, normalmente ci sono tanti tipi di nazioni. Allora io volevo un po' raccontare queste cose, quali tipi di nazioni ci sono. Faccio un po' di differenza, racconto un pochino di qualcosa e così io faccio perché io penso così. E allora, diversi gruppi etnici in Russia. Ci sono russi originali, nel senso che vuol dire russi originali, nel senso russi proprio russi. Proprio sono russi, sono di religione cristiana, sono come voi immaginate con capelli chiari, con occhi azzurri, verdi o azzurri. Ci sono anche russi che hanno capelli scuri, neri, bruni. Per esempio, io da natura sono bruna, in realtà sono bruna. Io faccio colore i miei capelli, che sembro chiara, ma infatti io faccio colore. E non tutti i russi sono biondi, però veramente più se... diciamo, russo vivi più a nord, diventa più chiaro, questo è vero, più vivi a sud, più persona scura e funziona per tutti i paesi. Allora, come vedete, ci sono russi originali, ci sono anche russi asiatici. E quali popoli ci sono asiatici? Sono tatari, bashkiri, kazaki, yakuti, buriati, uzbeki, tuva, come noi chiamiamo, tuvinzi, kalmiki, coreani, kirghisi, questo popolo che ci sono, che vive in Russia. Sono anche popolo che sono, diciamo, tipi di russi che ha origini musulmane. Per esempio, è popolo così, sono ceceni, sono azerbaigiani, sono daghestani, sono lezghini e karachai, per esempio. Ci sono anche popolo questo che vive al sud di Russia. Per esempio, io sono da origine di Caucaso, infatti la mia zona dove vivo io ci sono tantissimi musulmani russi che proprio sono di religione musulmana e sono, diciamo, carnagione più scura, hanno capelli scuri, hanno occhi scuri, sono più, diciamo, popolo più arabo, sembra più popolo più arabo, di origine arabo, diciamo. E ci sono anche russi buddisti, certamente. Ci sono popolo, per esempio, Altai, che vivono in Altai, e ci sono anche Mongoli, anche c'è anche questo popolo, e anche ci sono popoli russi, come c'è anche il gruppo etneica, ci sono russi ebraici, proprio russi ebraici. E proprio da noi c'è religione autonomica ebraica che si chiama Birabidjan. In questa regione vivono ebraici. Anche ci sono russi mitici, quelli che sono misti nel sangue, nel senso che ci sono non solo per esempio russi originali in sangue, ci sono come musulmani, possono essere anche asiatici, possono essere, non lo so, buddisti, dipende anche, diciamo misti russi ci sono.
Ognuno è diversa, certamente, ognuno di questi popoli ha la sua diversa cultura, ci sono tante differenze, come noi sappiamo c'è grande per esempio differenza tra popolo cristiano, diciamo, e tra popolo musulmano, perché ci sono diverse cose nella cultura, ci sono tradizioni diverse, differenza tra cristianesimo e anche di buddismo. C'è anche grandi differenze e normalmente quando persona cresce in questo suo popolo etnico, diciamo, suo tipo di origine, c'ha suoi pensieri, su c'è sua opinione, queste cose eccetera. E questa cosa, e allora, quando persona cresce in questo, diciamo, qualche gruppo etnico, certamente che sviluppa opinione di questa persona, abitudini di persona e anche si forma carattere di persona. Inizia dall'infanzia e fino a crescita, quando la persona diventa adulta, già ragiona in modo suo, al suo, per esempio, tronco, quello che non si rovina, non si cambia mai dentro di sé, diciamo. E per esempio, come mia opinione, dico a voi e rispondo così alla vostra domanda, che per esempio popolo originale russo, quelli che abbiamo parlato prima, che sono proprio russi russi, mi sembrano sono che è popolo secondo me più modernizzato rispetto a questi altri tipi gruppi etnici, quelli che ho detto, come i musulmani per esempio, come i buddisti e altri questi popoli, sono più modernizzati. Però noi non possiamo generalizzare tutte le persone perché tutti siamo diversi, tutti siamo educati in modo diverso, magari qualcuno ha famiglia più severa, qualcuno ha famiglia più libera, non possiamo dire che è proprio così, così anche dipende da persona, da come cresce persona nella sua famiglia e come è educata. Per esempio, i russi originali è popolo nordico, come sappiamo che popolo russo originale è più popolo, diciamo, nordico. Sì, in realtà il popolo russo è per davvero più freddo, nel senso di temperamento, più freddo rispetto dai, per esempio, asiatici, rispetto dai musulmani, rispetto dai buddisti e anche rispetto dagli italiani, per esempio. Certo, più freddo questo popolo rispetto a questi gruppi etnici e queste nazioni. A queste altre nazioni etnici hanno un temperamento più caldo, sono secondo me più severi. Che i russi, per esempio, come popolo più, diciamo, più freddo, come temperamento freddo, non fanno per esempio gesti, non parlano troppo forte. Per esempio, non ne fanno troppe emozioni, per esempio, come noi sappiamo, tutti gli italiani quando parlano fanno così con le mani, parlano fortemente, e chi si sente a tanta grande distanza, per esempio, i russi non fanno così, i russi sono più tranquilli, chi sono più equilibrati, se per esempio hanno sue emozioni, tengono dentro di sé, sono persone così. Però ci sono anche tipi di uomini che certamente quando io ho detto che è popolo più freddo, i russi non sono così gelosi come gli italiani normalmente perché il temperamento, come ho detto, è freddo, più freddo. Certamente, come ho detto, non sono tutti, diciamo, noi uguali, diciamo, non posso dire che tutti i russi non sono gelosi. Sono anche russi che hanno famiglia particolare, che sono educati sul loro modo, ci sono anche molto gelosi, per esempio, succedono anche casi quando, per esempio, marito è troppo geloso, ma succede spesso, per esempio, che per esempio, può dare schiaffo a sua moglie, per esempio, o per esempio insultarla, certe volte questa cosa succede, non posso dire la cosa molto così, diciamo, in Russia tutti sono uomini così che terrorizzano una donna, ma ci sono casi quando succede così. Per esempio, popolo musulmano o popolo asiatico sono ancora più severi di popolo russo, nel senso che sono molto 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 gelosi e loro rispettano la loro tradizione,
Per esempio, se loro sanno, per esempio, che sua moglie tradisce, per esempio, che moglie tradisce marito, può succedere che marito può uccidere anche sua moglie, per esempio, anche tempi antichi, anche fino ad ora, per esempio, si può sentire che marito ucciso, per esempio, quelli di origine più asiatici, che ha ammazzato sua moglie, può succedere anche perché questa cosa. Diciamo per il loro popolo, quando donna tradisce è una grande, grande vergogna, per questo o fanno sparire questa persona completamente da famiglia o la ammazzano. Può capitare anche questa cosa. Non posso dire che tutti sono così, ci sono più modernizzati, ma capita. Dipende se persone per esempio sono gelose, dipende anche da zona, quale zona per esempio i russi vivono. Per esempio ci sono anche i russi originali che vivono anche in zona. Per esempio se il russo vive in zona centrale, per esempio dove c'è Mosca, San Pietroburgo, là è popolo più libero, più moderno. E diciamo magari simili più a Milano, così, questi posti così più a nord. Donne sono più libere, pensano più di soldi, pensano più a bellezza, pensano più, non pensano tanto alla famiglia e così funziona. Diciamo magari in tutto il mondo, certamente, ma rispetto a me, come mia opinione, secondo me che è lo stesso rispetto agli italiani, per esempio, i russi rispetto a nord. Il russo nord rispetto al nord italiano, per esempio Milano o per esempio San Pietroburgo, secondo me Milano è più libero di russi, perché i russi sono più tradizionalisti anche se sono più, diciamo, temperamento più freddo. E anche per esempio zona sibirica sono più freddi. Per esempio se diciamo popolo. Per esempio, i russi vivono per esempio a sud con questi gruppi etnici, come ho detto, asiatici o per esempio i musulmani. Certamente in questa cultura, quello che c'è attorno, il russo cresce, diciamo, un poco collegato con queste tradizioni di questo popolo. Che per esempio a nord sono più tradizionalisti russi, sono più diciamo attaccati più alla famiglia, ai figli, al rispetto, che moglie deve essere sempre fedele, marito deve essere sempre fedele, che donna deve essere vestita diciamo in modo accettabile. Per esempio se una donna si veste tanto in modo tanto volgare, per esempio, mette minigonna, si trucca come prostituta, si mette grandi tacchi e esce fuori. E normalmente che a sud le persone la guardano con tutta la vergogna, dicono, possono dire tra persone, dicono che lei è puttana, che lei non è educata, che questa persona è sporca, che dicono che subito dicono in faccia a questa persona che è una persona di vergogna, che non accettano questa cosa. Per esempio a nord, se la stessa donna viene a nord, a lei non guardano in modo così, diciamo, severo, non guardano, magari anche non la notano, perché a nord persone sono più liberi, diciamo, per questo. Penso io, mia opinione, che proprio precisamente rispondere a domanda quello che mi avete scritto, che chi più gelosi italiani o sono russi, certamente sarà mia risposta che sono più italiani, perché secondo me il popolo italiano come a nord, come a sud, sono più diciamo italiano in origine e più diciamo persona più focosa. Più temperamento molto molto caldo, che devono gesticolare, hanno emozioni dentro, possono facilmente fare scandali, parlare troppo forte, per esempio sono attaccate tanto alle donne, nel senso questo perché è popolo più caldo, per questo è normale che italiani sono più gelosi dei russi.
questa mia risposta alla vostra domanda. Uno di voi magari fa la domanda, a come per esempio trattano in Russia per esempio categorie di persone, per esempio magari qualcuno di voi fa la domanda, se per esempio i russi sono più severi in modo diciamo rispetto alla donna, diciamo, magari tranne in zona centrale, diciamo, sono più severi in questa cosa. Ma per esempio come trattano tipi di persone, sono bisessuali per esempio o sono gay? Posso rispondere alla domanda così, per esempio, veramente l'unica differenza tra Italia e Russia, che in Russia per davvero come a nord, come a sud specialmente, i gay per esempio non rispettano. E per esempio, io ho visto in internet esperimento sociale, hanno messo per esempio un ragazzo e altro ragazzo, tipo sono tipo tutti e due gay, sono andavano con le mani insieme, stavano tipo come una coppia, in questo senso. Sì, sono proprio andati al centro di Mosca, San Pietroburgo e altre parti Russia. E come reazione è stata? Certamente in questo esperimento è stato che persone che iniziavano tanto a guardare, iniziavano a insultare, dicevano che siete spazzature, che siete fate schifo, andate via. Qualcuno provava anche a picchiare gli altri uomini. Invece da noi in Russia veramente trattano male ai gay e non rispettano. Da noi non c'è legge che rispettano i gay. Meno male che da noi non proteggono leggi sui gay, per esempio. Per questo da noi magari in questo punto di senso i russi sono più severi, specialmente i musulmani anche sono molto severi in questo senso. I musulmani non possono manco vedere i gay perché veramente possono ammazzare, perché non è la cosa, non è naturale, non è la cosa normale. Figuratevi se sono gelosi per esempio per le donne, ma immaginate anche persone che sono gay o bisessuali per esempio. Ma per me sembra il più che in Russia non rispettano i gay, per me sembra la cosa buona, perché per me è la cosa non è naturale, non naturale, perché donna è creata per uomo, uomo creato per la donna, non può essere che uomo ama uomo, la donna ama la donna, perché la cosa secondo me è brutta, la cosa perversa non è una cosa normale. Va bene, oggi io ho risposto alla vostra domanda, magari in più, magari in più qualcosa. Se volete fare altre domande, volete sapere qualche cosa altro, potete lasciare il mio commentario sotto il mio video. Se piace a voi il mio video potete lasciare il like, se piacciono i miei video potete iscriversi al mio canale sempre. Io saluto a tutti, buona serata.